Questa esperienza che percorriamo già da diversi anni va sempre con più entusiasmo avanti, sempre con più passione da parte di tutti i responsabili delle iniziative. Noi speriamo il prossimo anno di avere un campo a chiuso per poter aiutare nel periodo invernale al meglio questi ragazzi. Speriamo anche di poter avere un mezzo per poter accompagnare, perché in modo particolare gli insegnanti dobbiamo ringraziare che si scaricano l'onere di accompagnare, la responsabilità di portare con i loro mezzi a loro spese 3-4 ragazzi per volta. Per il resto insomma cercheremo di migliorarci. Abbiamo qui la presenza qualificata di esponenti dell'amministrazione comunale di Sierra di Falco e di Caltanissetta, con i quali io personalmente ho parlato con l'assessore Camillo Campone, Zitto Cordova. Sarà l'impossibile per poter migliorare questa situazione venendo incontro alle necessità dei presidenti e dei ragazzi e dei loro familiari. Quindi, è un saluto, un arrivederci e soprattutto un arrivederci per al più presto in condizioni migliori anche. Grazie. Tutto il mio presidente, con il quale siamo sempre in sintonia, sì, in completa sintonia. Però io vorrei intanto ringraziare i genitori che sono stati parte integrante, hanno dato fiducia a quasi degli sconosciuti, diciamo, si sono fidati di noi e spero di avere ricambiato la vostra fiducia, e questo è importantissimo. Ringrazio principalmente il mio preside, che non so perché ma continua a farmi contento, non lo so perché, si vede che ha fiducia, e tutti i presidi che hanno collaborato con noi, perché mi rendo conto delle responsabilità che vi siete assunti, come noi del resto, però per questi ragazzi secondo me va fatto, no, di questo, di più. E soprattutto i colleghi che quest'anno come non mai mi hanno aiutato in una maniera importante, ma dal primo all'ultimo, non faccio nomi perché sono stati tutti speciali e hanno fatto sì che riuscisse il progetto. Volevo ringraziare l'unica persona che non c'è, che è il presidente dell'associazione Progetto di Vita, Gaetano Terlizzi, che mi ha prestato personalmente il pulmino per poter portare i ragazzi a fare il progetto, perché Sierra di Falco ha partecipato col pulmino del comune. Noi abbiamo avuto un pulmino. Questo deve ringraziare il signor Leonardo. Noi abbiamo avuto un pulmino in prestito da un'associazione privata che, così di cuore, senza nessuna lira eccetera, ha permesso tutto ciò, solo questo. Grazie. E noi siamo partiti, come diceva il presidente, siamo partiti qualche anno fa solo con la nostra scuola. Nel giro di 3-4 anni ora abbiamo tutte le scuole di Caltanissetta, Sierra di Falco e San Cataldo. Speriamo l'anno prossimo di allargare ancora di più il giro, ma soprattutto di portare anche qualche ragazzo, oltre ai nostri, qualche ragazzo compagnetto della classe, come abbiamo fatto già in forma sperimentale quest'anno. Grazie a tutti, signori. Nonostante il mio coinvolgimento naturale in questo tipo di iniziativa, sono stato assente fisicamente a questo tipo di attività, questo tipo di festa, di gioia, che mi riempie veramente di orgoglio, perché ritornare alla semplicità e all'essenzialità è lo spirito di questi tornei. Perché sono questi i tornei che ci fanno capire effettivamente cosa è essenziale per noi. Questa riflessione la faccio da genitore, da educatore, ora anche da assessore, e sono contento che il presidente Trobia si sia lanciato, ormai si sia lanciato in questa iniziativa e avrà tutto il sostegno possibile immaginato della presenza. Grazie. Grazie a te. Gabri. Buongiorno a tutti, Gabri. Innanzitutto porto i saluti anche da parte del sindaco, che oggi purtroppo non è potuto venire per impegni istituzionali.
Voglio ringraziare innanzitutto tutte le persone che hanno collaborato proprio per poter realizzare questo progetto, un magnifico progetto. In particolar modo il comune di Sera di Falco ha voluto contribuire mettendo a disposizione il pubblico, l'ha fatto con piacere e entusiasmo. Infatti quando ho ricevuto la richiesta da parte della dirigente della possibilità di utilizzare il pulmino, perché diversamente ci sarebbero stati dei problemi, se non addirittura l'impossibilità a poter far sì che gli alunni potessero partecipare a questo progetto, mi sono attivata immediatamente, ho riorganizzato anche tutti quei servizi che ovviamente necessitavano della presenza del pulmino, ma ripeto, l'ho fatto con molto entusiasmo e devo dire che siamo veramente soddisfatti, perché non c'è migliore soddisfazione quella di vedere i propri alunni felici e contenti e di conseguenza anche i genitori per quello che hanno fatto. Ovviamente la nostra collaborazione c'è sempre, c'è stata quest'anno e ci sarà anche il prossimo anno. Grazie. Intanto il presidente, il solo tennis, poi Comisi, perché ha messo in moto tutta questa macchina, i ragazzi sono stati bellissimi, benissimo, è un percorso che speriamo di ripetere. Volevo ringraziare il sindaco, non è riuscito a venire, ma ha incaricato l'assessore, perché dobbiamo dire che è stato per noi il sindaco fondamentale, punto di riferimento, dobbiamo ringraziarlo, e tutto a vantaggio dei ragazzi. E poi devo ringraziare tantissimo il professore Mangione, che è stato quello che ha messo in moto, e i professori Marcello Fratallone, la signora Iannello, Sonia Gambino è venuto, si sono alternati in maniera splendida per aiutare questi ragazzi. Quindi io vorrei, intendo ripetere questa esperienza, l'autorizzazione del sindaco, se mi mettete in quelle condizioni di ripeterla, volentieri noi aderiamo. Grazie.